c'era Grasso, figli della me. Dice: non spingete mai i nuovi ragazzi che escono. Dice: non scegliete mai i ragazzi delle province. Cazzata. No, ragazzi, diamo priorità molte volte a quello che esce sul mercato, anche perché il canale deve andare avanti. Ma abbiamo sempre un occhio verso i ragazzi indipendenti prima che escono. E poi i ragazzi molto giovani. E soprattutto devono essere bravi, perché non puoi ogni volta che esce uno stronzo andare a vedere e dire: ah, mi piace, ah, non mi piace. Anche perché, uno, se dici non mi piace, distruggi la carriera a un ragazzo che magari sta nascendo adesso. Esatto. E due, se dici mi piace, sembra che lo spingi perché è tan pagato. Esatto. Qua non è il caso di Touché. L'avete chiesto in tanti. Touché lì dalle stelle, anche per unire proprio l'Islam e la tradizione cristiana cattolica natalizia, no? Però l'importante è che sia halal. Ma cosa facciamo? La reaction, sì, ma tu devi mettere like, devi condividere questa reaction e soprattutto devi iscriverti al canale, perché il 68% di chi guarda questi video non è iscritto. Tra le altre cose, se arriviamo a 10.000 like a questa reaction, lo intervistiamo e potete fare delle domande in live su Twitch, sul nostro canale Twitch, intervisteremo Touché. Quindi Fada, io direi di iniziare subito. Prima di cominciare vi ricordo che la reaction verrà tagliata, quindi verranno fatti gli highlights, perché YouTube toglie i copyright. La ripubblicheremo questa sera alle 18.30 su Instagram in versione integrale. Seguite anche Instagram, così capirete anche quando lo intervistiamo, perché sarà settimana prossima, ma non vi diciamo il giorno. Ok, esatto. Dobbiamo prima arrivare a 10.000 like. Non c'è il video, ma c'è la il pezzo. Sarà un pezzo conscious dal testo? Non lo so, io non, ragazzo, non lo conosco assolutamente, quindi per me è roba nuova. Vai, fratello. Ehi, produzione Miller. Cos'è quello scream? Ah, in ascolto. Un fratello gira, la curva poi corre, non... Oh fratello mio, ti voglio troppo bene, no? Non voglio più madri che piangono. Abituato ai soldi facili, trova scusa, bello scuse, per giustificare, no? Quello riesco a cambiare, quello che mi dici da sempre. Obiettivo, motivo per cui devi farlo. Solo cuore a rapo, non incrociarlo. E tua madre mi dice da sempre, che oramai ti le spalle di non lasciare che nessuno ti alzi mai un dito. Un anno fa non mi conoscevate e io con loro pure sono cambiato. Mentalità davvero vincitore, tocca la schiena e tu stai a casa che a te la... Ma lo... Bellissima sta cosa. Sempre. Un fratello gira. Io ti voglio troppo bene, non posso perdere tua mano. Abituato ai soldi facili, trova scuse su scuse su scuse per giustificare quella. E non riesco a cambiare quello che mi dici da sempre. Attivo per cui devi farlo. Smettavi come il tuo panino, tutto per sempre siamo Pretty Black, Marocan, una mente che pesa per tre. Se sono Touché, ti porterò per sempre con me. Senza una casa gli ho dato il mio posto, fate alla gente. Ora invece li fanno i complimenti, ma si sente. Che figa. Bella anche la copertina. Un fratello gira. È figa per tre cose. Per tre cose. Intanto, a differenza di tanti che fanno la drill urlando, copiando il timbro, lui ha fatto questo urlato che però richiamava la voce spezzata dal pianto. Non è un urlato così a buffo. E per il testo che è contestualizzato, è molto bello, è molto figo. Il flow, non so se come tanti adesso stanno prendendo, magari anche come Baby Gang, eccetera, calcare proprio la parlata da immigrato, no? Questa cosa di calcare il fatto di essere marocchino e quindi parlare con l'accento pesante. Non avendoci marocchino mai parlato, non so il suo. Esatto. Può essere una scelta stilistica identitaria, allora va bene. Ma guarda che se ti piace. In quel caso lì è interessante anche questa roba dell'identitarietà. Esatto. Basta che poi non ti porta a autoghettizzarti. Bravo. Bravo. Perché siamo qua tutti, sono tutti a parlare di integrazione, siamo tutti uguali, però se poi ognuno inizia a dire io sono qua, io sono là, al posto di dire facciamo tutti gruppo, poi si creano appunto le diversità e i vari gruppetti che prima o poi con uno con l'altro si odieranno. Sì. Detto ciò, il pezzo è molto sentito, è bello. C'è la frase non del ritornello iniziale che è veramente bella. Sì, non è il flow, gli incastri a cui siamo abituati, tipo, non dico per forza vecchia scuola, ma tecnicismo, liricismo, però è questa scrittura molto lineare, molto basica, ma molto emotiva, che piace, è figo. Allora, io sono curioso di sentire anche altro. Vado un attimo sui contro,
perché ci sono alcune cose, perché ovviamente il ragazzo è molto acerbo, è nuovo, sì, è nuovo della, è certo, della scena, ma anche questa cosa che dicevi tu della lingua, del fatto di utilizzare il flow che va a ricalcare molto l'idea, sì, araba, che risulta identitario da una parte, porta però in italiano delle problematiche proprio di dizione, no? Cioè le chiusure un po' strane, molte volte non ci sono le chiusure, ma questo l'abbiamo capito che è una roba nuova. No, ma aspetta, le chiusure però in realtà magari dava più spazio al testo che alla chiusura. Va benissimo, infatti io sono sempre dell'idea che comunque a un certo punto della tecnica, se mi dai qualcosa me ne sbatto i coglioni. Però guarda che se ascolti bene, in realtà la chiudeva, però poi aggiungeva una parolina che sembrava che non la chiudeva, che la chiudeva una parola prima. Va bene, può essere prima anche un modo drill nuovo di fare. Sì. Però per quello che stiamo ascoltando, magari non è una delle mie... dei miei generi preferiti in assoluto, però ti posso assicurare che questa roba, questa wave, la trovo molto più vera e sensata di quella che era la trap di qualche anno fa. A voglia. Qua abbiamo un senso, qua parliamo di situazioni, qua parliamo di quartiere. E io, quando si parla di quartiere, ma soprattutto si parla di minoranze e si portano non per forza stranieri o proprio di estrazione sociale, io sono sempre pro. Perché una rivalsa sociale su un mondo che è sempre stato lì a puntarti il dito e a dire tu non vali un cazzo, rimani in quella zona, non mi rompere i coglioni, nel momento in cui tiri fuori la testa, ti fai sentire e tutti quanti iniziano a seguirti, è una grandissima rivalsa sociale. E lì deve far capire a tutti i ragazzi che, come è successo a me e a te, che dal nulla, da due che non avevano niente, sono riusciti a costruire qualcosa, questi ragazzi da giovani iniziano a costruire qualcosa di importante e danno forza a tutti quelli che li ascoltano. Poi magari non so neanche vere le cose, no, non parlo di Touché perché non lo conosco, però magari non so neanche vere delle situazioni. Ma adesso sai, qualcuno ha fatto da testa di cuneo e adesso si sta aprendo non voglio usare la parola mercato, ma una fascia, no? Uno spaccato di rap italiano, dove ci sono tutti questi ragazzi marocchini, nordafricani, comunque di seconda generazione. Ma anche nel poi sud in realtà Italia, attenzione, ci sono, no, ma in realtà parlo di seconda generazione, no? Sai, sentiamo tanti albanesi, marocchini, sì, eccetera, che stanno portando tutti la stessa storia, perché poi la fame è uguale per tutti, la periferia è uguale per tutti, le esperienze sono uguali per tutti, ognuno con la sua personalità, ognuno con qualche sua variante, si sta aprendo questo spaccato che perlomeno è molto più veritiero del ragazzino pieno di soldi con la mamma avvocato e il papà dentista che dice spaccio i chili, muovo i chili, i cavallini, la qua. E poi per darsi credibilità va a fare i video magari a Scampia con l'amico di Scampia ed è amico solo perché ci ha comprato la roba, quindi preferisco molto di più questa roba qua, ovvio. Ecco perché spingiamo molto di più loro, capito? Esatto. Perché poi dice gente, la gente dice ah ma avevi detto che ti faceva schifo quello e invece questo ti piace. Sì, cazzo, ma è contestualizzata la differenza, raga, la roba. Cioè, esatto, si capisce la differenza, non è che te la devo spiegare io, basta che ci pensi. Io qua ho sentito la sofferenza di dire minchia, vabbè la vita è stata una merda, quello ha scelto di fare una rapina, adesso è in carcere, sua madre piange, è una merda, e quindi io ho sentito lo schifo verso la vita che Gesù Cristo ci ha regalato, e soprattutto dice mica continua a trovare scuse per quella mattina, ma in realtà scuse non ce ne sono, sbagliato e bellissimo. Basta, scuse su a me fa impazzire la ripetizione, e questo è una roba cruda, parlare di robe brutte però contestualizzare e dare una chiave di lettura. No, non mica faccio una rapina, mi compro un Lamborghini, ma vaffanculo. Bravo, vai, bravo, d'accordissimo ragazzi, lasciate un like, commentate qua sotto se siete d'accordo con il nostro discorso, lasciateci scritto anche se ci sono nuovi ragazzi, nuove generazioni che stanno crescendo, forti per favore, sì, forti. Non il vostro amico che ha fatto il primo pezzo su una base scaricata col cellulare e che sta copiando Baby Gang, no, qualcuno forte e originale, bravo, perché poi bisogna sempre specificare, esatto. Ciao Aglio, grazie per aver seguito, ciao.